Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri, i diaconi d'Angelo Massimo della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Brecciarola. Eccomi. Santo Vito Silvio della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Casalanguida. Eccomi. Travaglini Gianfranco della parrocchia di San Nicola Vescovo in San Salvo. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Eccellenza, Massimo, Silvio e Gianfranco hanno ritenuto di avvertire la voce del Signore sin dalla più tenera età. In quel primo momento furono educati e accompagnati dalle loro famiglie. Così Massimo, con l'aiuto dei genitori Felice e Giulia e del parroco Don Saverio di Renzo, Silvio, con l'aiuto dei genitori Angelo e Concetta e dei parroci Don Biagio Mascolo e poi Don Ottavio Berchicci, Gianfranco, con l'aiuto dei genitori Carmine e Antonietta e del parroco Don Piero Santoro, vollero dare più attenzione al Signore. Massimo e Gianfranco sono entrati nella comunità vocazionale del seminario minore di Chieti. Furono accolti dal rettore Monsignor Panfilo Argentieri e dal padre spirituale Don Claudio Di Liberato, designati per questo compito da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Fagiolo. Silvio entrò nella comunità vocazionale del seminario regionale in quarto ginnasio. Fu accolto insieme con Gianfranco e Massimo dal rettore Monsignor Domenico Ramelli, da me e dai padri spirituali Don Camillo Cibotti e Don Domenico Scotti. Eravamo designati per questo servizio dal nuovo arcivescovo di Chieti Vasto, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Valentini, che li ha seguiti fino ad oggi. In queste comunità loro hanno chiarito la loro vocazione, si sono formati al sacerdozio con l'aiuto dei superiori, dei professori, sempre accompagnati dalle famiglie, dai parroci e dalle loro comunità parrocchiali. Potremmo raccogliere in sintesi la loro esperienza dicendo che tutti e tre hanno sempre camminato tenendosi orientati a Cristo. Sono stati costanti nell'impegno vocazionale di formazione e si sono tenuti sempre aperti a quella voce che un giorno li aveva chiamati. La testimonianza unanime delle comunità, dei parroci e degli educatori tutti permette di attestare che Massimo, Silvio e Gianfranco sono degni di essere ordinati presbiteri. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumervi gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale del grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio.
Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Massimo, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Silvio, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Gianfranco, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo,
perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il loro esempio guidino tutti ad un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro della rigenerazione, nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati, ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora Massimo, Silvio e Gianfranco sono sacerdoti e verranno rivestiti degli abiti sacerdotali tipici del loro ministero. La stola, messa ora diritta alla maniera sacerdotale, e la casula che sanno a significare come la loro fragile umanità si sia rivestita della potenza dello Spirito di Cristo, capo e sacerdote, per poter farsi carico delle gioie e speranze, delle tristezze e angosce del popolo di Dio.
Ora le mani di Massimo, Silvio e Gianfranco verranno unte con l'olio del Sacro Crisma per sottolineare il potere di santificare i fratelli, soprattutto con l'offerta del sacrificio della Messa, di cui sono segno il pane e il vino che gli verranno consegnati. Massimo, il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Silvio, il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Gianfranco, il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
Massimo, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Silvio, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Gianfranco, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La liturgia di ordinazione si conclude ora con l'abbraccio di pace che esprime quella comunione sacramentale e ministeriale che lega Massimo, Silvio e Gianfranco al vescovo Edoardo e al suo presbiterio. Anche se liturgicamente non è bello, mentre io abbraccerò i miei sacerdoti, voi siete pregati di battere le mani fino alla fine.